God bless the company. God bless them. Tal vez. C'è una mujer che mi sta rovinando la vita e vorrei che qualcuno, beh, le insegnasse a stare al suo posto. Puede aiutarmi? Sì. Bene, signor Dominic. Con permesso, c'è una questione urgente di cui vorrei parlarti. Un altro favore, puede aiutarmi? Perdonami, che avevo ragione su di te. Già. I figli del buona donna sono qui. Facciamoli fuori qua! Che altro tieni in questo posto? Così non va, stronzo! Ascoltami, non ti conviene farti sparare, davvero. Lo vuoi morto, capo? Il prossimo te lo becchi. Nessuno gestisce un racket nella mia città senza darmi una fetta dei guadagni, chiaro? Per caso hai problemi di udito? Forse dovrei tagliarti le orecchie e ficcartele in gola, eh? Dimmi ancora di no e ti spacco quella gran faccia di cazzo che ti ritrovi! Sono stato chiaro? Sai chi sono io? Se non vuoi vedermi mai più, devi pagare. È chiaro? Non mi importa che razza di accordo hai stretto con questi tizi. Questo posto appartiene a me, chiaro? Questi stronzi per cui lavori non si meritano la tua fedeltà. Lascia che sia io a controllare il business, va bene? Vuoi gestire questo posto da una stanza d'ospedale? Perché è lì che stai per finire, amico mio. Non giocare con me, testa di cazzo! Dammi quello che voglio o il tuo cadavere sarà steso a terra fra pochi istanti! È duro vivere con un salario da polizia. Sai qual è il vero crimine? Che vi pagano una miseria. Ma questo è un problema che possiamo risolvere, agente. Che dici? Dove quei soldi? E faremo il possibile. Grazie. La protezione della polizia può fare miracoli. Ti ho visto di pattuglia, sai come funzionano le cose da queste parti. Un tipo sveglio come te mi farebbe davvero comodo. È più di quanto prendo in un mese. Tratto hecho. Non ci pagano abbastanza, Morisso. Comprende? Correggimi se sbaglio. Ma tu mi sembri il genere di persona che non dimentica un favore, né un regalo, lo capiste? Sì, dammelo. Farò il possibile, amico. La protezione della polizia può fare miracoli. Ehi, ho bisogno di spazio io. Perché non dici ai ragazzi della stazione di lasciarmi in pace per un po' di tempo? Bueno, vuoi essere lasciato un po' in pace, eh? Come vuoi. Ascolta, apri le orecchie. Non fare cose di cui potresti pentirti. La tua merdosa vita finisce qui, bastardo del cazzo! No, hai cojones. È lui che comanda. Questa città è nostra. Comprende? La bala! Non vuoi farti male, vero? Vai col fuoco. Niente di personale. Sono solo affari. Non uccidermi. Metti via! Ok, abbiamo trovato. Non mi hai lasciato scelta, amico! Bam! E spera! No, tengo. Cercherò di fare in modo che sia una cosa rapida. Per te nessun ultimo desiderio da esaudire. Adesso non fai più il culo, eh? Si rotta. Ascolta, so chi sei. Puoi parlare liberamente. Che cosa vuoi? Perfetto. Veniamo al punto. Devo passare per parlare con Mr. Roth. È una cosa molto importante per me. Capisci cosa intendo? Sono felice che ci capiamo. Passa dal retro. Attento però, qualsiasi cosa tu voglia fare, che nessuno si faccia male. Qui lavorano molti miei amici. Mi ha tradito, Roth. Perché? Parli! Perché questa è la nostra vita. Erano solo affari, Dominic. Lasciami andare, ti darò quello che vuoi. È finita. Lo so. Ce l'hai fatta. Vieni con me.
Ciò significa più soldi per noi, giusto? Ehi, complimenti. Un nuovo don. Ora te lo sei guadagnato. Controllo su tutto. Padrino, è un onore. Padrino! È fuggito per miracolo. Dominic, oggi hai dimostrato una cosa. Che avevo ragione su di te. Ora è il mio rispetto. Padrino. Padrino. Ehi, complimenti. Padrino. Salute, padrino. Salute. Complimenti. Complimenti. Padrino. Complimenti. Padrino. Complimenti. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fredo, mi dispiace.